Ciao a tutte, oggi nuovo video per un negozio nuovo e farò un porta bustine da tè e tisane e lo faccio per il rifugio delle artiste. Poi vi metterò il link. Allora, per fare questo progetto io ho usato queste carte qui, questa collezione qua, che me l'hanno data appunto loro. E ne ho usate di queste 5 fogli e sono 20x20 queste. Ok, poi ho usato un mio cartone perché io già ce l'avevo ed è questo. È un cartoncino spesso circa 200-220, sembra. Ed è di questo colore qui in tinta. Io ne ho usato uno perché questo è 47 di larghezza e 33 di altezza. Si trovano facilmente questi cartoncini qua. A me li ha dati mia figlia che ha una cartoleria. Poi ne ho usato uno di questi. Poi abbiamo bisogno di colla o biadesivo. Un tampone, io ho usato questo perché è blu e va in tinta un po' con le carte che ho scelto. Poi io ho fatto dei centrini che io li ho tagliati con la camera, ma potete trovarli anche in commercio benissimo, oppure potete usare un'altra cosa. Io adesso ho usato queste e ho fatto una scritta già pronta, vedi, tea e tisane. Poi ho fatto questi qua che sono in pasta di mais e richiamano proprio, vedete, c'è sugar, flor, questo è jelly, poi c'è una tassa, un cupcake, vedete, e questi li ho fatti io con la pasta di mais. E dopo vediamo se li mettiamo. Poi con una fustella per la big ho fatto questo e abbiamo appunto, allora ci serve, come abbiamo detto, 5 fogli e 2 li ho lasciati interi e io ho preso due tipi, ne ho fatti, poi ho ritagliato 8 pezzi da 6 per 4,5 e sono questi. E questi 6 da 4,5 di altezza per 14,5 di larghezza e questi sono 6. Poi ho preso due pezzi di cartone di quello in tinta 15x15 e due pezzi 25 di 25 per 16,5. E ora passiamo all'assemblaggio. Allora, io per fare le pieghe mi servo dello Scorpal, ma c'è anche quello della Weir Memory Keeper che quelle ragazze ce l'hanno e ha anche la taglierina incorporata. Ora iniziamo dal pezzo grande, queste saranno le due scatoline e dobbiamo fare la prima linea. A 5 centimetri e marchiamo, giriamo 5 centimetri di giriamo 5 centimetri giriamo e 5 centimetri.
facciamo così anche nell'altro. Ora prendiamo le forbici e tagliamo una parte sola dove abbiamo fatto la riga. Poi prendiamo un pezzettino e gli facciamo, in questo modo qui, facciamo un triangolo. E ora assembliamo con la colla. E dobbiamo chiudere in questo modo qua. Così. Ok, ora io gli do la colla. Voi potete usare anche il biadesivo, però io preferisco colla. Ecco qua le due scatoline. Ora prendo il tampone e mi sporco tutte le basi, queste qua, in questo modo qua. Questo serve per dare più profondità al lavoro. Ed ecco qua, tutte, vedete, ho messo in tre bordi fuori e dentro in quattro, perché dopo questa verrà attaccata così. Ora ci andiamo a fare il pezzo in alto, quindi i due pezzetti qua. Questo l'ho fatto per mettere qua in alto, vedete, verrà messo così, e questo sopra. E verrà in questo modo qua. Ora andiamo ad assemblare. Do la colla. Ecco qua la nostra parte che andrà qua in mezzo, in questo modo qua. Ora però dobbiamo metterci anche in questa la fodera, la carta. Quindi, visto che dobbiamo attaccarla qua, non ha importanza che la mettiamo fino in fondo, quindi la metteremo circa, lasceremo circa 5 centimetri, no, 4 centimetri, diciamo, via. Quindi andiamo a tagliare la nostra carta.
Ora assembliamo le due parti. Diamo la colla qua. Mi raccomando, bene negli angoli. Prima da una parte. E poi dall'altra. Tendiamo un attimo che si attacchi bene. Ok, li abbiamo toccati ed ecco qua, vedete? La nostra, il nostro portabustine è quasi terminato. Ora dobbiamo decorarlo. Ok, io come ho detto mi sono preparata alcune cosine e questo lo metterò qua in questo modo qua, in modo da far vedere la parte dove va magari le tisane e l'altro il tè. Farò così e metterò altri abbellimenti qua, vi farò vedere a lavoro terminato, perché comunque gli abbellimenti sono a vostra discrezione, cioè come vi piace voi e quello che vi piace voi. Io adesso ho fatto con quello che avevo in casa, però potete abbellirlo con tante cose. Quindi ci vediamo quando l'ho finito e vi faccio vedere la decorazione com'è venuta. Ecco qua il lavoro finito, vedete? Ho messo qui la scritta con questo di mais, questo abbellimento in mais, pasta di mais che ho fatto io, e poi qua invece ho messo due o tre roselline, perché comunque ci sono i fiori anche qua, e qua ho fatto uguale, vedete? Ho messo queste roselline che le avevo in casa, qui ho scritto Thea e ho messo il baratto dello zucchero, e il nostro porta tisane è terminato, vedete? E qui vi andranno le bustine. Spero che questo progetto sia piaciuto, è semplice comunque da fare, e per ora è tutto. Se avete qualche info o avete qualche richiesta da fare o volete acquistare anche le mie creazioni, mandatemi un messaggio privato. Per ora è tutto, al prossimo video, ciao!